Non è giusto avere cittadini di serie A e cittadini di serie B, anche perché molti di questi nomadi sono cittadini italiani, quindi in quanto tali non hanno solo diritti ma hanno soprattutto doveri e devono adeguarsi alle nostre normative. Il tema dei campi nomadi va affrontato, noi depositeremo anche una proposta di legge in tal senso, perché non vogliamo più avere gente sul territorio che vive di espedienti e maltratta i nostri pensionati. La battuta di Salvini è una sciocchezza, una stupidità incredibile, però ecco, bisogna anche affrontare il problema. Il fatto è che si affronta nel peggior modo possibile, e cioè per catturare un po' di voti, per attivare un po' di consenso, così stimolando la pancia della gente. Salvini non ha detto nulla di male, ha detto quello che pensa gran parte del popolo italiano. Questa gente non ha mai voluto integrarsi all'interno dei nostri territori, spesso e volentieri sappiamo di cosa vivono, di espedienti, di criminalità, di furti e quant'altro. Questa gente, se vuole vivere ed integrarsi all'interno del nostro territorio, non fa altro che trovarsi un lavoro. Se vogliono una casa devono mettersi in fila come tutti gli italiani, una volta ottenuto l'alloggio popolare devono iniziare a pagare le tasse, pagare le bollette. Ma questa battuta non va sottovalutata, perché fa crescere un brodo di cultura negativa rispetto al diverso, rispetto a chi non condivide le tue posizioni, e quindi la soluzione non è certamente una posizione razzista che va rigettata in maniera molto dura.